Allora ragazzi, bentornati nella sedicesima puntata dell'avventura del Conte Lucanor. Come vedete sto di nuovo nelle segrete del castello. Questo perché? Perché in pratica sono un pezzetto avanti, visto che altrimenti sarebbe stato noioso vedere tutti i pezzi già visti. Però sono arrivato qui con il retino in mano, ragazzi. Il retino che ci servirà a fare delle cose, forse a vedere anche un finale che finora non abbiamo mai visto. Allora, io l'altra volta quando ho giocato la gabbia l'ho portata a destra e l'ho usata per farmi scudo con la creatura, però purtroppo stavolta non ci sono riuscito. E facciamo così, guarda. Ah no, era questa la gabbia. Era questa la gabbia, quindi ok, siamo a posto. Adesso siamo un po'... Ho preso del pane, siamo al sicuro ora, però devo trovare il modo per passare qui. Devo premere una leva che mi fa andare lì su. Non l'ho premuta. Un attimo di qua, dove sta quel ciccione maledetto? Se andiamo di qua, dove sono andato a destra. Porca la put... No, ma qua è fatto male perché ti colpisce sempre. Mannaggia. Vai col formaggio. No, non l'ho preso il formaggio, non l'ho usato. Ok. Vabbè. No, qua ci siamo già stati. Ragazzi, non mi ricordo come si fa sto pezzo. Mi ricordo che qua non ci dovevo andare, se no faceva un brutto fine. Aspettiamo. Ecco. No, qua ci sono già stato prima. Qua attenzione che c'è sta creatura. Non sono mai stato attaccato a questa creatura. Vogliamo vedere che succede se mi attacca? Non mi sta a fare niente però. Oh, non mi sta a fare niente. Ma quindi è fake? Cioè nel senso che non sono una vera minaccia. Ragazzi, questa cosa mi fa strano perché non mi è mai successo. Forse attaccano solo quando dicono loro, non lo so. Cioè io sono stato tutto il tempo a scappare da quei cosi che invece non ti fanno niente. Ci deve essere un'altra leva qua, per forza. No, non c'è. Dove cacchio sta la leva che accende quel coso? Beh, io vado giù tranquillo, tanto ho capito che questi sono innocui. Ah, ecco, c'era una leva là, ecco. Ero dimenticato di premere questa. Ok, adesso posso tornare su. Eccomi, arrivo. Di questo ormai ce ne freghiamo perché tanto sappiamo che almeno qui è innocuo, poi magari in altri punti del gioco queste creature sono... non sono più innocui. Allora abbiamo preso tre candele, attiviamo il coso e qui sotto dovrebbe esserci diciamo che l'emblema che prendiamo qua sotto dovrebbe essere quello giusto. Intanto abbiamo anche sbloccato, abbiamo interrotto il fuoco in alcune di queste piastre che quindi ci fa andare via più velocemente. No, qua no che c'è la trappola. Comunque è bello come le trappole sono anche indicate dal sangue per terra, dai resti umani, queste cose qua. Ok, emblema d'oro. Ma non vorrei... non vorrei che in ogni caso è sempre il secondo emblema che si prende essere quello giusto, perché... io in effetti... No, vedi qua si attacca! Tacci sua. Perché questo ti attacca invece quell'altro no?
scappa, scappa, scappa. Questo mi ha fatto male invece, ragazzi. Hai visto? Quello. Quello dentro la stanza di fuoco non ti fa niente. Invece questo te fa i bozzi. Te carica proprio, hai visto? Ma mettiamo l'emblema. Sì, era quello giusto. Ok, andiamo. Ma questa tutta la parte finale del gioco sarà più veloce perché già sappiamo tutto quello che dobbiamo fare e soprattutto possiamo skippare tutti i dialoghi che già abbiamo visto negli ultimi episodi della serie regolare, che ricordo che la serie regolare finiva nell'episodio 13, dove vediamo il finale migliore del gioco alla fine. E in questi episodi successivi invece stiamo vedendo gli extra, ovvero i finali alternativi. Stiamo cercando di trovare i finali alternativi, ragazzi. Intanto ci mangiamo una pagnotta perché sto male come fio di una... Ecco qua, siamo presi la pagnotta. Andiamo a seppellire il fagiolo magico. Piantato. Adesso torniamo dal cavaliere e dobbiamo farci dare la chiave della casa di sangue, la famosa casa di sangue. Ma ce l'ho già data la chiave di sangue, fate? No. Ci vai a cercare dell'acqua. Ah, prima dobbiamo annaffiare la pianta. Bisogna fare un po' dei giri qua, eh. Intanto io metto le... qua è difficile, devo mettere le candele nei posti giusti e cercare di non farmi beccare se fida una buona donna. Guarda come si sono messi. Dovrei anche cercare di bloccarli in qualche modo, eh. Purtroppo le gabbie qua non ci sono più, forse l'ho spostate io inavvertitamente in maniera proprio sbagliata. Ma intanto a questo lo blocchiamo così. Quello è bloccato, non si può più muovere. Ma quest'altro lo blocco così, guarda, eh. Anche lui dovrebbe essere bloccato all'angoletto. No, non è bloccato all'angoletto, però almeno qua non ci può caricare. Ok, adesso me ne vado. C'è un'altra cassa qui da aprire. Tre candele. Allora, qua questa non si apre ancora. Serve la chiave che ce l'ha il cavaliere. Adesso andiamo qua su, prendiamo dell'acqua, di sangue. E qua mo il vermicello dovrebbe cominciare a lamentarsi che vuole la pappa, eccolo qua. Ok, ce ne possiamo andare. Ragazzi, io faccio un attimo una pausa perché devo andare a controllare la lista trofei, che c'era un trofeo particolare che riguardava la farfalla e appunto credo che abbia a che fare con il retino. Vediamo un po' il trofeo della farfalla, perché io la farfalla l'ho presa quando ho visto il finale, qualche puntata fa, il primo finale. Quindi la farfalla l'ho presa, però stranamente non mi ha sbloccato quel trofeo lui, quindi devo andare un po' a controllare cosa c'è scritto sulla descrizione del trofeo. Ok. Aspetta un attimo, torno subito, eh. Vado andare a controllare. Boh, dice semplicemente di prendere la farfalla, non specifica se con o senza il retino.
Ma probabilmente l'ho anche già sbloccato quel trofeo lì, eh. Sono messo in casina io, raga. Allora, è morto, ok, prendiamo la chiave. Ok, andiamo dalla madre. Non è qui. Ah, sono spariti i maialoni, eh? Piange. Eccoci, parliamo, lei ci dice, cerca di convincerci a mangiare la torta. Non so se vi ricordate il dialogo. Abbiamo visto già diverse volte negli ultimi episodi. E adesso invece di provare a mangiare la torta, uso subito il verme sulla torta. Il verme che è goloso di dolci. Ok, così evito anche di perdere energia, visto che la torta è avvelenata. Se la mangiamo due volte moriamo. Allora, ecco, si è trasformato in farfalla e ora dobbiamo prendere la farfalla col retino. Ma scappiamo, andiamo a prendere la farfalla col retino. Corri, corri, corri. Basta andarci sopra. Se hai il retino. Ah, ecco, ecco qual è la differenza. Ok. Allora, in pratica funziona così: se tu c'hai il retino già equipaggiato, basta che vai sopra alla. Basta che cammini direttamente sopra alla farfalla gioiello e in automatico te la prende. Se invece tu non c'hai il retino, ti devi stare sul pixel preciso e devi acchiapparla. Infatti, se ricordate, la prima volta che l'abbiamo catturata è stata dura, perché non si riusciva a prendere la farfalla e ogni volta mi posava le candele. Però insomma, sostanzialmente il retino non pare essere un oggetto fondamentale per finire il gioco. Adesso ci siamo davanti a diverse possibilità. Ma io, a quanto ho capito, il retino e la farfalla che abbiamo appena preso può esserci utile per vedere un altro finale che ha a che fare con la cacciatrice di tesori che ci ha indirizzato appunto a prendere il retino. Quindi aspettate un attimo. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Allora, stavolta, visto che già sappiamo che è tutto un inganno, eccetera, eccetera, che facciamo? Usciamo dal castello direttamente, senza parlare con nessuno, ce ne andiamo direttamente via e andiamo a cercare questo benedetto tesoro che sarà fuori dal muro del castello. Adesso invece di potremo usare l'anello per smascherare il tizio come abbiamo fatto la prima volta, parlare col coboldo, oppure sederci sul trono, oppure la cosa migliore, prendiamoci e andiamo subito. Vediamo un po' se è possibile. Sì, è possibile. Che cosa stai facendo? Perché non ti siedi sul trono? No. Aspetta, se vai fuori da quella porta non potrai mai tornare, mai più. Potrei rimanere e provare a rivelare la verità, o andarmene e non tornare nel castello mai più. Cosa andiamo? Tanta verità già sappiamo che ci vediamo.
e ci risvegliamo qui. E c'è stato un salvataggio automatico dal corvo. Sono tornato, ce l'ho fatta fuggire dal castello. Era tutto un sogno? Di nuovo quel corvo, cosa vuole? E qua ovviamente scopriamo il fatto della tomba che già abbiamo visto nel primo nell'episodio 13. Ok. Ci sono dei micro scatti, però non so perché. Il gioco mi sa che sta per crashare, quindi mi sa che mi devo sbrigare a finire il gioco prima che crasha. Ma questo è un bel bug del gioco, nel senso che penso che abbia esaurito gli slot per i salvataggi e quando fa così fa sto casino. Raga, pretta là. Allora, dobbiamo esplorare bene tutto per trovare l'entrata del castello, perché c'è una seconda entrata nel castello qua. Abbiamo fatto tutto un giro praticamente. Ecco il cane Spittle. Qui c'è il mercante impiccato, già abbiamo visto. C'è un cartello sopra con scritto impiccato per furto. Allora qui vediamo un po' se qui da queste parti c'è l'entrata del castello. Pare di no. Vediamo qua a sinistra. No. Su. No. Qua giù. No, è bloccato. È bloccato. No, la carne mi ha fatto bloccare, ma di... E cosa sta su? No, no, la carne mi ha fatto bloccare, ragazzi. Non ci posso credere, aspetta, richiamiamo la posizione, eh. Rieccoci. Sperando che i microscatti anche finiscono. No, mi pare di no, ormai i microscatti ci sono. Il gioco comunque su PlayStation 4 è un po' buggato, perché infatti ho notato che adesso che abbiamo superato 10 salvataggi, in pratica succede che il gioco tende a fare questi microscatti. Siamo a 15 salvataggi, fa questi microscatti e a volte se perde pure gli ultimi salvataggi che sto facendo, se li perde. Quindi è un po' buggatino sto gioco, dovrebbero patcharlo. È un peccato anche perché nel momento in cui sto registrando sta per uscire sul mercato un altro gioco degli stessi programmatori, dello stesso team, e visto che questo gioco mi è molto piaciuto, a me piacerebbe comprare questo loro secondo gioco, che però si svolge ai giorni nostri. Ed è completamente diverso da questo, se non per lo stile grafico e per lo stile narrativo. Però siccome questo gioco mi è piaciuto, mi interessa molto anche il nuovo gioco di questi programmatori, che si chiamerà tipo Psycho Yuppie, mi pare, che parla appunto di un impiegato, di una specie di uomo d'affari, un impiegato che impazzisce. Penso che sia ispirato al romanzo e film American Psycho. Penso, probabile. Mercante, ma ci frega niente, ma andiamo avanti. Nessuno ci ha dato perché prima mi sono incastrato col cane, mannaggia, il bug. Thank you.
qua vedo dei papaveri. Oh, 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 ho trovato il passaggio, ragazzi. I papaveri mi hanno condotto. C'è una colonna, c'è un maiale. Ecco il maiale! Ma qui non è morto. Povero coso. Immagino che voglia tornare al castello. Oh, c'è una farfalla insanguinata, ragazzi, con gli occhi sopra. Il simbolo l'abbiamo visto per tutto il gioco. Simbolo di una farfalla è come quello che ho visto nelle profondità del castello. Come quella che ho catturato nelle profondità del castello. Dovrei cercare quest'area. Potrei trovare delle altre. Degli altri indizi. Allora, qua c'è niente. Qua c'è una. Allora. Vediamo un po' di usare. Cerchiamo di usare il gioiello sul. C'è una grada, forse possiamo aprirla con. Ah! Guarda, c'è un tesoro aperto, eppure qua non ci sono mai passato. Perché c'è un tesoro aperto? C'è una nota. Questo muro deve essere parte del castello delle tenebre. Ma come posso attraversare questa barriera insormontabile? Firmato JF, che già sappiamo chi è il cavaliere JF, la sua vera identità. Qual è? L'abbiamo scoperta qualche puntata fa. Andiamo ad aprire la grada col piede di porco. Mettiamo una candela, ecco qua. C'è un passaggio che va in alto. Vediamo dove ci porta. Accendiamo le luci. C'è una porta con una X sopra. Ah, c'è una forma di farfalla sulla parte. Sulla porta, quindi non è una X ma la forma della farfalla. Noi c'è sopra, ci appiccichiamo il gioiello a forma di farfalla, che vuoi che fa. Potrò piazzare il gioiello sull'apertura. Hai usato la farfalla. Attenzione ragazzi, mi sa che stiamo andando verso un nuovo finale, eh? Attenzione. Tesoro enorme, ragazzi. Guardate quanto oro, quanta roba. Questo è un tesoro immenso, dice lui. Aspetta, ma questa non è che una di quelle trappole? C'è anche una spada, guardate, d'oro. Potrei prendere dei diamanti. Hai preso 30 gemme. Mi ha sbloccato un trofeo d'oro che si intitola Adesso sei ricco. Delle piccole monete d'oro. Hai preso 200 monete d'oro, cazzo. Potrei prendere dei gioielli. Non penso che il conte ne abbia bisogno. Hai preso dei gioielli. Non so cosa sono queste, ma le prendo un po'. Hai preso 20 perle. E qui adesso ho preso tutti e quattro gli scrigni, ho preso un sacco di roba. E qui c'è un cadavere? Sembra una mummia, che è? C'è un messaggio. La mia fortuna appartiene a coloro che sono arrivati in questo posto, Conte Lucanor. Questa è la tomba del questa è la tomba del Conte Lucanor. Perché noi sappiamo che in realtà il Conte Lucanor è già morto. L'abbiamo scoperto alla fine dell'episodio 13. Quello era il suo segreto. Che il Conte era già morto in realtà. E questa è la sua tomba. Però in realtà Hans, in questa timeline, in questo finale, Hans non lo sa che il Conte è morto. Non sa che questa. E comunque c'è il ritratto della sorella, della figlia lì. Non so che c'è. Dice, questo significa che posso tenerlo il tesoro. Dice, l'iscrizione significa che posso tenere il tesoro. Ho un brutto sentimento. Ho un brutto presentimento. Beh, io me ne vado. Non frega niente. Cerchiamo di scappare prima che scatta qualche trappolona alla Indiana Jones. Scappa, scappa, Hans. Scappa, scappa. Oh, guarda che c'è, cacciatore di tesori. Ehi, Giulia. Si è spaventata ancora. Ah! Non mangiarmi, mostro! Questa è una caga sotto, eh? Cosa stai facendo qui, Hans?
C'è un tesoro laggiù. Sono venuto, sono uscito fuori carico di oro. Davvero? Wow, l'hai trovato! Naturalmente sei chiaramente nato per fare questo, Hans. E tu? Come sei arrivata qui? Ho trovato una vecchia mappa del delle fogne del castello e un strano ratto gigante mi ha portato qui. Sarei stato curioso di vederlo, sto ratto gigante. Oh, ho qualcosa per te, Hans. Stavo tenendo questo per me, ma è abbastanza chiaro che tu lo meriti più di chiunque altro. Ho preso il... qua dice la spilla di cacciatore di tesori. In realtà è il diploma. Hai avuto il diploma di cacciatore di tesori. Cos'è questo? Hai provato di essere super qualificato per questo lavoro. Comunque, hai trovato il tuo primo tesoro. Questo diploma è la prova della tua abilità come cacciatore di tesori professionista. Congratulazioni, Hans. Oh, grazie Giulia, ma penso che tu meriti lo stesso diploma. Non avrei mai trovato il tesoro senza di te. Grazie Hans, ma non è necessario. Ho deciso che mi concentrerò sul cercare, sul ricercare e scrivere libri. Lascerò l'azione a quelli meno timorosi di me. Se questo è quello che vuoi, ma comunque accetta la tua parte di tesoro. A dir la verità, questo mi sarebbe utile per comprare dei libri. Potrei anche aprire un negozio di libri. Un negozio di libri? Che noia, dice lui. Ah ah ah, se la ride Giulia. Beh, devo andare. Non vedo l'ora di vedere di nuovo mia madre. Certo, grazie molto per tutto, Hans. Spero che ci incontreremo di nuovo molto presto. Anche io. E me ne vado. Aspetta, parliamo di un'ultima volta. Sto ancora pensando ai libri che comprerò. Ah, mi ha dato un altro trofeo d'oro da apprendista a maestro. Trofeo per aver preso ovviamente il diploma. Là intanto Giulia sta pensando a quali libri comprare per la sua biblioteca. Noi andiamo. E andiamo, torniamo dalla madre portandogli tutti questi tesori. Quindi avremo un finale ancora migliore di quello che abbiamo. No, però senza le... cioè, Hans non sa il fatto del conte, il mistero, il segreto del conte lui non lo sa, però è ricco, quindi già è qualcosa. Quindi forse non è il finale migliore, ma è un buon finale anche questo. Diciamo che torniamo a casa senza sapere la soluzione del mistero, però pieni di soldoni. Pieni di soldoni. E andiamo. Ho incontrato di nuovo la vecchietta che non ci parla, tanto mi dirà le stesse cose dell'altra volta. Però strano, perché io l'avevo ammazzati nel sogno. Ma era un sogno? Era un'illusione del... cioè, a quanto abbiamo capito, tutto quello che è successo nel castello in realtà non era reale. Era una specie di illusione del castello? Non lo so, ragazzi. Ok, torniamo a casa. Ok, eccoci tornati a casa. Vediamo un po'. Adesso alla mamma gli portiamo tutti quei soldoni. Vediamo come reagisce. La madre, Hans. Poi ci sarà tutto quel dialogo che già abbiamo visto. Vieni da me, e mo tutte le cose che abbiamo già visto nel primo finale le ripeterà. No, vabbè, mi dispiace, tutte queste cose qua. Non ti lascerò mai più, ti aiuterò, eccetera, eccetera. Cosa ti ho portato allora? 8 noci. E lei dice, le facciamo le castagne. Forse le ciaste non sono castagne, non sono noci. 8 castagne, le usiamo anche per scaldarci le mani. Poi 4 mele. Ok, poi 10 pezzi di pane. Formaggio. Gli ho dato lo specchio e lei lo usa pure per appenderlo. Poi il piede di porco usato come attrezzo. 29 candele. Ci vuole aprire un negozio. Sì, l'anello se lo rivende.
E ultimo, ma non peggiore, i soldoni, ma è roba. Anzi, ma cos'è tutto questo? Non l'hai rubato, vero? Cosa? No, era il tesoro nascosto del conte Luganor. L'ho trovato, quindi ce lo possiamo tenere. Un conte? Finisce così? Allora, mi ha dato. Allora, con il. Allora, sono diventati la famiglia più ricca della regione. E la voce si sparse e tanti entrarono nella foresta cercando il tesoro, ma nessuno tornò mai vivo. Quindi un finale, diciamo, buono a metà, nel senso che abbiamo siamo riusciti a prendere un sacco di soldoni, ma non abbiamo le risposte, che comunque già abbiamo visto nel primo finale. Non sappiamo il perché di tutto il casino che è successo, e soprattutto non lo sa neanche la gente che va a cercare il tesoro, che non sa della maledizione del conte e delle prove. Quindi tanta gente continua ad andare al castello e morire. Quindi è un finale buono per noi, ma cattivo. È un finale un po' egoista, diciamo così. Non è il miglior finale che si può ottenere. Sicuramente potremo ottenere un finale ancora migliore di questo. Forse mischiando il primo finale con questo, ovvero avere i soldi, ma risolvere quindi la questione del conte. Ok ragazzi, per questa volta è tutto, noi al prossimo episodio non vedremo un altro finale, ma andremo a cercare delle cose segrete che si trovano nel gioco e che vedremo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima!